Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Sono a Bagagiolo e parlo anche piano perché ci sono altre persone che stanno pescando nelle postazioni vicino, quindi non voglio disturbarli. E niente ragazzi, quindi sessione in solitaria. Ho qualche ora in più a disposizione oggi, quindi spero di riuscire ad arrivare all'obiettivo che ci siamo imposti io e Max, ovvero quello di riuscire a fare più di una cattura in una sessione e magari fare anche pesce comunque di qualità, quindi alzare un po' la taglia rispetto alle altre volte. Detto questo, sto pescando, ho innescato sempre le mainline e con questa volta ho messo anche una dumbbell della discharge con sacchettini, con pelle discharge e pelle del pesce e pasturazione con boilers da pastura, quelle che abbiamo fatto, il beet food che avete visto nell'altro video, e sempre con l'utilizzo del barchino. Bene ragazzi, spero di riuscire a prendere qualche bella carpa e godetevi il video. Ora ragazzi, vi faccio vedere con cosa l'ho presa. Molto semplice, montatura classica, quella qui, piombo a perdere e la mainline bilanciata, rig, air rig semplicissimo, quindi tutto molto semplice. Questa è quella che ho calato più vicino, quindi sui 30 metri, e vediamo, ho ancora un'oretta davanti e speriamo di riuscire a fare un'altra cattura. Vi lascio la foto della carpa. Allora ragazzi, adesso ho trovato un punto dove appunto c'è meno erba e adesso faccio la calata e guardate un po' cosa succede. Ecco, ho appena scaricato. E voilà. E quelle sono le boilies e il sacchettino. Thank you.
pesci in una sessione qui è la prima volta. Devo dire che questi specchi ti fanno sudare veramente tanto. Allora ragazzi, solito innesco. Qua facciamo dopo. Allora, un'altra bella specchi ragazzi, questa riesco a farvela vedere, prima non sono riuscito purtroppo, ma bei pesci, belle livree, bei colori, contando che fa freddo perché l'acqua è praticamente ghiacciata. Non male, non male, non male. Innesco bait line, pasturazione con boilers, Beerfood, sta rendendo veramente bel pesce. Che capo, eccolo qua. E direi che anche lei si è meritata la libertà. Ragazzi, allora, secondo pesce, e per ora è la prima volta che riusciamo insomma a portare a guadino due pesci in una sessione, e li stiamo prendendo con veramente la semplicità, montature classiche semplici, piombo a perdere, perché ho cominciato a considerare qui il piombo a perdere. E un'altra cosa che volevo mostrarvi è che la clip è libera, quindi come vedete è tutto libero, non ho bloccato nulla, lascio tutto libero perché ovviamente non conoscendo benissimo cosa c'è sotto non vorrei mai che si vada ad incastrare qualcosa e vado a perdere il pesce, quindi cerco di tenere tutto quanto libero. Innesco classico, la bilanciata che stiamo usando da un po' di tempo, sempre della mainline, che ragazzi ci stanno veramente regalando delle soddisfazioni notevoli in questo inverno, dove magari il nostro mix fa un po' più fatica a lavorare. Però che dire, ragazzi, sono contento perché sapete le difficoltà che abbiamo avuto in questa cava ed ora stiamo avendo sempre più risultati, quindi siamo contenti veramente. Bene ragazzi, un'altra mezz'oretta e poi smonto anche l'ultima canna che mi è rimasta, che faccio vedere. Sto smontando tutto man mano che prendo. Come vedete mi è rimasta solo una canna nei picchetti. Eccola lì, quella centrale. E vediamo dai, vediamo come va. Bene ragazzi, la sessione si conclude qui. Quindi oggi per la prima volta in 6-7 ore di sessione circa siamo riusciti a fare due pesci a bagagiolo. Dico siamo perché anche se Max non è qui con me, comunque il lavoro che facciamo è sempre assieme, quindi conta sempre per due. Quindi detto questo ragazzi, sono molto contento, due pesci a bagagiolo, cava che finora ci ha sempre dato filo da torcere, ci sta regalando sempre qualcosa di più e oggi veramente ci ha fatto un bel regalo, ci ha regalato due belle specchi, anche se non erano di taglia erano comunque due bellissime specchi in forma, sane, e devo dire che avevano anche parecchia forza, quindi contento. Detto questo, continueremo comunque a venire qui a bagagiolo, la prossima volta spero di essere con Max. E niente ragazzi, Da qui a bagagiolo, che fa un freddo cane perché ci sono un grado o due credo, vi do appuntamento al prossimo video e restate sempre connessi con Climax. Ciao ragazzi.